Un modo nuovo di fare politica tra la gente per raccogliere direttamente le richieste degli elettori e portarle poi nei palazzi dove si amministra. Questa è la novità di Azione, il partito di Carlo Calenda, che in questo periodo si sta strutturando in tutto il paese, compreso il nostro Molise, dove un primo contatto è stato stabilito a Venafro, allestendo un gazebo in piazza alla presenza del coordinatore regionale. Il progetto politico è quello di far capire ai cittadini che è necessaria oggi una politica concreta. Dopo tanti anni di populismo, di sovranismo, di chiacchiere vuote, è necessario oggi far capire che si può fare politica concretamente con delle azioni appunto che vanno in favore della cittadinanza e recuperare anche una certa credibilità della politica, perché è fondamentale. Vediamo che tanta gente si allontana perché hanno perso fiducia nei confronti di chi fa politica. Presente all'iniziativa anche Greta Giannini, venafrana, ma pure delegata nazionale di Azione. L'intenzione è quella di creare un circuito che consenta poi ai giovani di avere possibilità qui e di svilupparle per il loro futuro. Quindi noi ci batteremo per questo a partire dal nostro comune, che comunque io sono di Venafro e quindi partirò da questo piccolo comune nella possibilità poi di estendere questa nostra azione anche oltre a tutto il territorio regionale. Il gazebo è stato allestito in piazza salvo d'acquisto di fronte al mercato di Venafro per essere più inclusivi possibile, come sottolinea la referente locale. È un partito nuovo, il partito di Azione si è strutturato da poco, abbiamo avuto il congresso nel mese di febbraio e finalmente dopo 2 anni di pandemia riusciamo a stare in mezzo alla gente. Questo è il nostro proposito, è quello di dare una risposta nuova a una vecchia politica che punta in particolare anche sulle donne. Infatti il nostro partito è pieno di donne, io ne sono un esempio, e anche di giovani. E ci fa molto piacere questa giornata in mezzo alla gente per toccare con mano quelli che sono i problemi delle persone.